Silvio non era Umberto Eco, per me era di più. Era il semiologo del nostro dialetto, quello di tutti noi che lo abbiamo assorbito con il latte materno, per poi trovarcelo precluso, anzi vietato severamente nella scuola. Era il Don Chisciotte che stronca l'arroganza supponente del dottor Loperfido con il fendente dell'ironia. Era il Toscanini della premiata orchestra dei Favazzi. Era infine il maestro organista titolare del Duomo di Zampolino. Un interprete convinto del vivere lieve, disincantato, al punto da tranquillizzare Luisa, la sua dolce moglie, fulmineamente svanita, giovane e bella, che aveva guastato la macchina nuova, esclamando serenamente: «Stiamo quieta, Volpina, la può essere la nostra fortuna». Buonasera a tutti. A nome dell'Associazione Culturale Terre di Jacopino vi do il benvenuto. Diciamo, a me è l'onore di salutarvi, di ringraziarvi per la vostra partecipazione. Semplicemente do la parola direttamente al consigliere Simone Caligola, che a nome dell'amministrazione fa un saluto, dopodiché cominciamo la serata. Grazie. Buonasera a tutti, sarò brevissimo perché ci sono sicuramente persone più importanti preparate di me. Innanzitutto volevo ringraziare tutti per la partecipazione, volevo salutare a nome mio e dell'amministrazione nel ricordo di Silvio e anche di Renzo Franchini che sono abbandonato da poco tempo e sono stati veramente una base della memoria storica casteletese. Hanno portato avanti non solo il dialetto, ma anche tutto quello che è la tradizione locale della Bassa Monza, soprattutto di Castelletto. Saluto tutti voi a nome della società Vester Compo, che tutti bene o male sapete che cosa ha fatto e che cosa fa, nel senso che è nata per portare avanti il carnevale sotto appunto una forma un po' particolare, folcloristica, comunque legata al dialetto. E quindi sì, la nostra compagnia ha sempre fatto affidamento, punto di forza sul dialetto, anche perché il dialetto è stato sempre il collante della nostra comunità, anche perché senza scarri in dialatto, a voi vi senti saccà quando uno sente qualcuno che parla in dialetto. E ancora oggi è così, però sta andando un po' scomparendo. E quindi con la pubblicazione di questo glossario, dove c'è questa raccolta di termini e modi di dire che comunque sono stati messi nero su bianco e quindi lì rimarranno, sono una ottima base con la quale diciamo partire e andare avanti. Io, senza fare tante chiacchiere, canto una canzone che quando la scrissi l'ho voluto dedicare a tutti quelli che cantano, parlano, ragionano, scrivono in dialetto, che si intendagna in tutti i dialetti, non solamente nel nostro. Era un pomeriggio d'estate, non volevo sudare, non volevo fare della fatica, e adesso scrivo una canzonata. Ed è nata questa qui. Stiamo ad ascoltare. In mezzo al si lasciò la si far me. L'ha messo il disco neri e smuovdele. Le è andato messe d'estate di quei sitè. La noia la può vincere buona le. In sta giornata e gloria c'è un fè. Anca fernita su da quenine. A un po' sbrisa dormire voi strugè. Ma canzonata nuova con la vè. Allora, Silvio Montaguti aveva in mente un concetto molto chiaro e molto disconosciuto purtroppo. Il concetto è che il dialetto, tutti i dialetti, sono un patrimonio, sono un bene culturale. Sono un bene culturale, certo, immateriale.
cioè non sono un monumento, una chiesa, un'opera d'arte da salvare, da restaurare. Non sono pietre, bronzo, colori, tele, però il dialetto, i dialetti sono un patrimonio. A fatto di scrivere sta canzone, la rema la sciarpiata stra il coro, e andate a rispondere l'ispirazione, all'asqua veglia fora con l'amore. Canzonata da poca pretaisa, canzonata per qui come me. I vacai la lingua bugnaise, chi scontante la verità cumple. Canzonata gratte la chitarra, con la zampa d'un vecchio mandolin. Una valse con un po' che dragaia, e parlando una voce panvè. Canzonata da vandrin che sola, par ferretter non e fangente. L'arte, la cultura, le lingue, tanto più se testimonianze di ciò che si sente come definitivamente passato, sono considerate superflue, pensate un po', e comunque non degne di aiuti economici. Dunque si arrangino ed ecco nascere i vari Silvio Montaguti. In ogni landa, in ogni dove, nei paesi, nei paesini, meno nelle città, devo dire purtroppo, piangendo. Ma ragazzi, a Bologna è mezzo miliardo e zero, in Trisor mezzo miliardo, qui in rapporto siete in un numero molto maggiore, ma infatti la provincia sta molto meglio della città sotto questo aspetto. Ecco, si arrangino. Questo è quello che viene fuori da anni e anni ormai. E questa a me pare una posizione, scusate, decisamente disonesta. Culturalmente disonesta. Perché senza mecenatismo, privato o pubblico che sia, in nessuna epoca mai e in nessun paese quelle creatività, l'arte, la cultura, le lingue, avrebbero potuto svilupparsi, niente da fare, studio, ricerca, pensiero, creazione, tutte queste cose, la sperimentazione, non sono beni immediatamente quantificabili. Non c'è un immediato rendimento economico monetario, non ci può essere. Il bilancio delle arti o del conservare le radici si misura nel lungo e lunghissimo periodo. Agli bisogni da avere studia di A per scrivere tra le parole in libertà. Ai basta tu baiù che il sentimento e spolver senza l'università. Ma così il buon poeta un cantantau le un pufarol che al vanso del carciac siamo calcante cuero pur da mal. Me voy un clarinchón de mi tranquil, costa mi calzonato espigase, a canto ni mi chaca un bandamel, volvora al zire ben felicite, calzonata da poca pretaisa, calzonata par qui come me, chi bacaie la lingua pugnaise, chi scontante la verità con me. E quindi è un gesto che comunque rientra, secondo me, in una precisa strategia che prevederebbe, ma c'è chi si ribella, la metamorfosi totale dei liberi cittadini in ossequiosi e acritici consumatori, anche di beceri e invasivi prodotti mediatici di intrattenimento come quelli che citavo. Allora, cosa succede? Che però c'è la resistenza. Io e Fausto siamo iscritti all'AMPI e quindi anche questa è una resistenza. Silvio Montaguti è
Io non voglio parlare del passato perché mi disturba. È un resistente come lo siete tutti voi. Calzunata per stare in baracca, bar perfetta da bairro di quadrini. Ancia e la gran plomba in bisciacca, come quella di povero Ben. Calzunata per fare la tuliena, bar per festa stasera con il sangue. Bar scuderca e in giro la gran rena, stedi a liger col povero. La lingua pugnaisce, chi scontante in la vetta e debbo anche dire un enorme grazie soprattutto alla provincia, a tutto ciò che è fuori dalla città, perché in città abbiamo troppi fighetti, mentre in provincia si sente ancora la gente per strada o nei negozi, eccetera, che interloquisce in dialetto. A Bologna questo non c'è più. E questo è un mio grande cruccio, come potete immaginare, però c'è chi resiste, c'è chi canta ancora in dialetto, c'è chi scrive, c'è chi produce dei libri, c'è chi produce delle registrazioni, c'è chi va in giro come un disgraziato, Rimati. come fa Daniele Vitali a intervistare anziani da tutte le parti, c'è chi produce dei cartoni animati parlati in dialetto, e insomma. Noi non ne vogliamo sapere che questo bene culturale muoia e riteniamo con questo di fare il più bel elogio a Silvio Montagusa. Grazie.